Ragazzi, bentrovati nel giovedì delle ricette. Oggi prepariamo un fiore di zucca in pastella, secondo me. Quindi andiamo a vedere gli ingredienti. Mazzancolle, pinoli, limone, fiori di zucca. Questi li abbiamo presi stamattina, erano aperti, ma si sono un po' chiusi. Poi basilico fresco, zucchina gialla, scamorza affumicata fresca, parmigiano reggiano, semi di finocchio, la patata. Poi faremo una pastella con la birra, questa volta la farina, olio extravergine del Gargano, sale e pepe, olio per friggere di arachidi. Ok ragazzi, andiamo a vedere la preparazione. Ciao. Intanto che si lessa la patata, prepariamo la pastella. Farina setacciata, aggiungiamo un pizzico di sale, un po' di pepe, poi un filo d'olio. E cominciamo con la birra, mi raccomando, freddissima. Giriamo velocemente fino a quando non otterremo una pastella liscia. Nel frattempo sempre procediamo e cominciamo a pulire le mazzancolle, dopodiché le andremo a saltare in padella con un pizzico d'olio, cioè un filo d'olio, un pizzico di sale, e li terremo da parte. Se volete potete lasciare la coda, in questo caso così, perché poi quando andremo a fare il ripieno vi farò vedere un'altra cosa. Nel frattempo abbiamo sistemato la patata, l'abbiamo schiacciata, abbiamo messo dei semi di finocchio, scorzetta di limone, un filo d'olio, sale e pepe. Ora cominciamo a saltare le zucchine con un filo d'olio e un pizzico di sale. Gli andiamo un po' a togliere l'acqua. Poi li passeremo al mini pimer, aggiungendo parmigiano, pinoli e basilico fresco, sale e pepe, e facciamo il pesto. Ok, siamo arrivati alla pulizia del fiore. Leviamo il pistillo, lo lasciamo qui, così via gli altri. Poi la scamorza la possiamo decidere o di lasciarla intera così, insieme poi al ripieno che vi farò vedere, oppure la possiamo tagliare a cubettini. La stessa cosa. Allora, iniziamo con il ripieno, le mani ben lavate, il fiore pure, è rimasto un pezzettino di pistillino, e ci mettiamo, dove è la scamorza? Eccola qui, qualche cubettino all'interno di base, poi la patata. Così. E cominciamo con qualche pezzettino di gambero all'interno e man mano così con gli altri, altri due pezzettini, e andiamo a chiudere con la patata. Dopodiché li mettiamo in freezer per almeno mezz'ora, poi mettiamo l'olio a friggere. Prima di, quando l'olio arriva a temperatura 170-180 gradi, li pastelliamo e li friggiamo direttamente. Così avremo uno shock termico e diventeranno ancora più croccanti. Siamo pronti per friggere il nostro fiore. Unità di misura, usiamo uno stecchino frigge, quindi l'olio è pronto. Quindi lo stiamo pastellando. Mani sempre pulite. Sgoccioliamo un po' in eccesso. Ok. E via. Ok. Eccoci qua con il nostro fiore fritto. Asciughiamo un po' di olio. Pronti per impiattare. Uno l'abbiamo tagliato a metà per farvelo vedere dentro con i gamberi e la scamorza. Quindi la salsa di zucchine e poi i nostri fiorellini. Questo è il nostro fiore di zucca pastellato con gamberi, crema di patate aromatizzata, finocchietto e scorza di limone, sale e pepe, pesto di zucchina gialla, che la zucchina gialla ha un sapore un po' più spinto, più deciso.
Ok ragazzi, io lo assaggio, buona degustazione a tutti, grazie e ci vediamo giovedì prossimo.